rispettiamo tutti quanti le regole e tutto andrà bene. Intanto dedichiamo del tempo di qualità ai nostri affetti. Cari altopianesi, il momento che stiamo affrontando è difficile per tutti noi e tutti insieme lo affronteremo. I medici dicono il virus non ha gambe, usa le nostre gambe per spostarsi e diffondersi. Quindi fermarlo, bloccarlo è molto facile. Non facciamogli usare le nostre gambe. In questo momento così delicato, così complesso per il nostro paese, è fondamentale rimanere a casa. Rimaniamo a casa, stiamo uniti. In questo momento così difficile, sappiate rinunciare anche a qualche comodità. Restiamo uniti, rispettiamo severamente le regole imposte e ne usciremo tutti quanti vincenti. Cari cittadini, stiamo passando delle settimane particolarmente difficili di emergenza sanitaria. Il miglior modo per fare comunità è quello di rispettare le regole. Stiamo a casa. Mai come oggi l'unione fa la forza. Pensiamo alla nostra storia e al nostro futuro. Quindi restiamo a casa e aiutateci ad aiutarvi. Io resto a casa. Combattiamo il virus con intelligenza, consapevolezza, volontà e responsabilità. Il problema è che sappiamo che questa cosa durerà a lungo, quindi ci saranno anche degli effetti psicologici. Quindi più osserviamo le prescrizioni, prima finirà, mi raccomando. Questa è una sfida che possiamo vincere solo con l'aiuto di tutti. Facciamo scelte responsabili senza paura, per la nostra salute. Più stiamo a casa e prima finirà questa cosa qua. Lo vogliamo tutti, dobbiamo che finisca in fretta e per farlo dobbiamo rimanere a casa. Cari concittadini, assieme riusciremo a superare anche questa, ma dovete rimanere a casa. Fatelo per voi, i vostri familiari, i vostri amici e anche per le persone che non conoscete. Cari concittadini, questa volta tocca a tutti noi dimostrare un gran senso di responsabilità, quindi mi raccomando, restiamo tutti a casa, magari leggendoci un buon libro. Andrà tutto bene, ne siamo certi, però dobbiamo stare a casa. È una responsabilità che ognuno di noi si deve prendere. In questi giorni pensa anche a loro. Resta a casa e andrà tutto bene. Vogliamoci bene e rimaniamo a casa. Sappiamo che questa tempesta prima o dopo passerà e ritornerà l'arcobaleno. Rispettiamo le regole. Cari concittadini, stiamo a casa. Con impegno e responsabilità supereremo insieme questo difficile momento. Dobbiamo rimanere a casa tutti, perché passerà solamente se rimaniamo a casa. Ascoltateci e imitateci, stiamo a casa. E come dicono i bambini della nostra scuola dell'infanzia, andrà tutto bene, però adesso aiutiamoci, stiamo a casa. Uniti ma distanti, non chiediamoci se possiamo o meno fare un determinato spostamento, ma chiediamoci se è necessario fare quel tipo di spostamento. Per vincere questa battaglia e tornare a sorridere, ognuno di noi deve fare la propria parte. È un piccolo sacrificio per un grande obiettivo che è la salute di tutti. Così come le guerre si vincono tutte insieme, così la libertà e la salute le riconquistiamo insieme.